Mi sono arrivate diverse segnalazioni su una nuova truffa riguardante il coronavirus. Praticamente dei finti operatori della Croce Rossa vanno a casa degli anziani per fare un finto tampone. In realtà però l'intenzione che hanno è quella di derubarli. Sarà così facile? Proviamo. Sì, buongiorno, siamo gli operatori della Croce Rossa. Stiamo effettuando i test con il tampone sul coronavirus. Che cos'è? Può ripetere? Allora, siamo gli operatori della Croce Rossa e stiamo effettuando il tampone sul coronavirus. Se mi vuole aprire, vengo che glielo faccio. Guardi, io non ho sentito niente. In realtà è un'ordinanza che ci hanno dato questa mattina, quindi stiamo girando tutta la zona. Se vuole aprirmi, glielo faccio subito, è un servizio gratuito. Vengo ad aprire. Grazie. Buongiorno. Allora, lei quanti anni ha? 76. Ok, vive da solo? Sì. Perfetto. Allora, ci vorranno 5 minuti, andiamo a farlo su. Così raccogliamo tutti i campioni in tutta la zona. No, per strada no, ovviamente. Allora, le volevo chiedere una cosa prima. Lei conosce la truffa che sta girando proprio adesso sul coronavirus? Della truffa no. Ho sentito parlare del coronavirus, so che c'è un'epidemia in giro, ma... Non sa la truffa? No, assolutamente. Gliela spiego un attimo. Praticamente dei finti operatori della Croce Rossa vanno nelle case per fare il tampone, ma in realtà l'intenzione è quella di derubarli. Quindi io non sono un medico, io sto facendo solo un esperimento sociale. Guardi, c'è la telecamera nascosta lì, è lì. E lei è la mia vittima, ma nel senso buono. Proprio, come un... Esatto, lei si è fidato di me. In casa. Quindi non si fidi di nessuno. Assolutamente. Nessuno verrà a citofonare senza che lei chiama. Quindi la volevo mettere in guardia e guarda, tutte le altre persone. Io la ringrazio di questa cosa qua. Adesso il primo che mi viene a citofonare per dire una cosa del genere, chiamo subito... le forze dell'ordine. Esattamente. Arrivederci. Grazie mille. Scusi il disturbo, eh. Grazie.